Voi venite, venite, chiedete, chiedete. Qui, prima di tutto, bisogna sapere come si sta al mondo, che è un'arte che pochi sanno fare. La vita ha preso in tonalità alte, altissime. Guai impostare cose dal basso. Sto solamente guai. Chi lavora con me, anzi, chi sta con me, deve pensare alto, anzi, altissimo. Geniale. La ricchezza è quella di spirito. E poi giustamente, poi c'è il destino. Chi nasce comparso, comparso morto. Ma pure comparso deve fa! Bene, te la devi godere! Io rilevo da avanza! Guagliù, e advenna. Iuri vi darò l'occorrente. Ma prima! Inseriscimi la mia droga naturale. Schiaccio te! Proprio prima di colpo, Gilda decide di dare grande scossa al suo rapporto e suo compagno. Ma non dimentica riflessione personale. Giusto tempo di capire. Non ha senso continuare così. È inutile prendersi in giro, fare finta che la barca va. La barca sta proprio affondando. La nostra fiamma non fa più luce. Gilda, mi vuoi dire qualcosa? Eccola, vedi? Per esempio questa tua superficialità, io non la reggo proprio! Dove vai? Dove stai andando? Noi dobbiamo parlare! Fermati! No, basta! Tu non puoi continuare così! Tu non puoi continuare a fare finta sempre di niente! Devi parlare! Apri! Apri questa porta! Che c'è? Dimmi! Cioè, secondo te tu mi ami? Io ti amo, cioè ci amiamo. Vuoi coniugare tutto il verbo amare? No, vabbè, basta. Dai, stavo scherzando. È che questo è un periodo un po' così, ma passerà. Gilda, ti fidi di me? No. Passerà. No, non passerà. Sono 6 anni e non è passato niente. Io non sono affatto tranquilla. Non ce la faccio più. Ti rendi conto che il nostro rapporto non ho più colla che tenga? Lo capisci? Lo capisci almeno questo? E poi guarda come hai rinunciato. Cambiati questi vestiti, tagliati questi baffi. Ma che vuoi fare, la stessa fine di quel fallito di tuo padre? Oh! No. Non parlare di mio padre. Non ti azzardare mai più a parlare di mio padre, capito? Tu capisci sempre tutto, eh? Gilda capisce sempre tutto, tranne me però. Basta. Prendiamoci una pausa di riflessione. Ok? Sì, fai come ti pare. A fare cosa difficile, perché cosa sempre difficile diventa, mette anche antico amore di tenore canterino per Gilda. Amore che tanto di tanto sembra ritornare. Come visi del velo, come l'era che doccio. Solo tu ci mancavi oggi. Ma che ho lasciato la porta aperta? Oh, ma steccate ne sempre in porta aperta! Tenore oggi non è proprio aria. In testa c'è una giostra. Ma può capire, solo io ti posso rendere la donna più felice di questo mondo. Lui sta su biglietto. E che è mosso biglietto? Un biglietto vincente della lotteria! Tu mi fai arrezzare a me! Tenore, basta! Tu mi fai arrezzare a me! Tenore, ho lasciato la porta aperta. Vattene! Sì, povera mala femmina. Bisogna cavalcarla, no? Leoni, non minchioni. Sangue freddo. Ecco quello che ci vuole. È vero, va? E poi, che corpo sarei? Niem! All'alba vincerò! Tanto la vita è un attimo. Ma che ne sanno le donne, eh? Cogliere l'attimo è più corto di così non si può. Ma che vuoi dire? E questa dove andrà? Davanti o dietro? Vieni. Guarda come sto.
Finalmente, signor tenore. Bello sto posto, molto carino questo posto, molto. Assietata. Carino, e allora? Calmati, abbattete un poco. Ma sì, ma io calmati, ma io non è che posso, che per tutta la gente che io... Ma come finivo? Piccolo Corvo, il piccolo clone, aveva punta in spiazzo che loro conosceva. Puntuale, raccomando. Ma nell'aria c'era puzza de sola. Caro Corvo, non storcere le ali per il caro. Abbiamo condiviso tante cose, ma questa mi sembra proprio troppo. Anzi, mi sembra proprio una stronzata. Porca miseria, non c'entra, oh. Arriva solo fino a strò. Sti cazzi, capirà. È sabato, virgola, giorno di tanto soldino per Tony. E mentre di lui prepara per chiudere, qualcuno aspetta di buono momento. Qualcuno che chiama opera sua Salto di Sarago. Ma di domanda è questa: di Salto aiuta Sarago o di Sarago aiuta te saltà? Tony! Sì! Oh! Allora, tu davvero non ti sei accorto di niente? Ma di che mi devo accorgere, scusa? A parte l'ottimo incasso di oggi e le quattro chiacchiere con i clienti, mi sembra un sabato al fondo. Come tutti gli altri, no? Sì, no, però io dicevo, non di oggi. Parlavo così, un po' più in generale. Sì, in generale. Beh, in generale ti dico che se continua così, aprirò un altro salone, e poi ancora un altro, sì. E poi una grande catena, eh? Tony, prova a fare paragoni, eh? Mi piace il senso della sfida, capisci? Provocare la cliente, non rimbambirla con le solite promesse. Sì, infatti, però io parlavo di me, di Tony. Tony? Oh. Di noi due. Ah, sì. Vabbè, ma non preoccuparti, Gilda, tu potrai scegliere il salone che vuoi, eh? E lì ci troverai me. Anzi, sai cosa ho pensato? Ho pensato che ad uno di questi saloni metterò come sottotitolo proprio il tuo nome, eh? Ho la partecipazione straordinaria di Gilda. Che ne dici? Tony, io non parlo di saloni, parlo di amori. Ah, tu... Ma non è stato tempo di conoscere reazione di Tony, perché piccolo Sarago stava spiando tutto momento. E de Sarago deciso che quello era carpa di Diem. Anco perché Gilda era pur sempre donna di lui. Geniale! Fermi tutti i passanti! Questa è una rapina! Sì, facciamo tutto quello. Ma in alto! Sì. Calmo, ragazzi, calmo, pensa a quello che fai, che sei ancora in tempo. Sta zitto, passato! E cazzo la strozza di chiudere la bocca! Non ti preoccupare, che tra un poco sarà tutto finito, per quello che ti dice. Sì. Ecco appunto! Allora direi di darti tutta la grana! Mani in alto! Fermi tutti i passanti, pensa alla rapina, sono le mani! E tu che cazzo sei? No! Sparisci! Forse non hai capito che è questa! Questa è una rapina! Cioè, non mi mai... È mio questo marocchiere! E ce lo mandano un altro! Un altro? Quando cazzo trovi un altro adesso? Oh! Fermo! No! E mo basta! Come ti permetti? Chiedile subito scusa! Adesso ti sei a tutti i baffi! Vattene! E va! No, e ora basta! Ora le palle, dicevo! Zitto! Mi sono rotto le palle! A Sarago, c'è nata mare. Per quelli come noi, non ci sta proprio un cazzo da fare. Geniale! Stop! Ricordati di quando devi buttare la stecca, non troppo forte. Qui, prima di tutto, bisogna sapere come ti sta il mondo. Che è un'arte che pochi sanno fare! Devo dire che da ieri sera oggi è quella che hai fatto meglio. Ma lo lasciamo via pure dall'alto, non ti interessa, capito? Il cugino al l'acciarotto là. Ma chi è lui? Il mio assistente. Ah beh. Anzi, più che assistente, non è che più assistente, però siamo un tutt'uno. Ma perché? Devo provare le campagne, eh?
Gilda capisce sempre tutto, tranne i miei amici. Voglio fare la soggettiva del magazzino che cammina verso il set, così io continuo qua. Stavo cascando per guardare. Non è vero, però. 4/3. E mo' ragazzo d'ora, fermo! Stai tutto sorso! Vedi a quella stanza di chiudere la bocca! Oddio! Sta stronza! Voglio, andate qui. Siamo cagazzi. Bene. Io ne levo da avanti! In mezzo alla piazza, con lo scudetto da Roma, come ce lo fa un onore. Odore! Barsamo! Ma questo ormai? Ah, sta un po' stretto, però va bene. Godere! I conti di Alfio che di parola corto c'hanno solo il nome. Ti interessa il lucco. Mi è piaciuta come ride. Giuri, darà l'occorrente. Ma prima! Se no, e ora le mani mi sono rotto! Schiacciatemi! Posizione centrale, può avanzare, poi cerca ancora, viene! Tagliato, la Saraga, la Saraga, dai! E' allargato molto sulla strada. Altri auguri! Auguri, Alfio! Alfio, auguri! Non lungo adesso! Auguri, Alfio! Cosa dei papi a pezzi? Sei fuori, sei fuori! Silenzio! Azione!